Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa purtroppo ragazzi abbiamo scoperto la vera natura dei problemi di Sayori. È stato un duro colpo purtroppo per me e gli ho spiegato appunto la scorsa volta perché. E stiamo ragazzi avendo appunto un incontro con Yuri, ovviamente per questioni scolastiche fondamentalmente, ma già qualcosa di strano direi che è accaduto, perché ci siamo tagliati con un coltello affilatissimo che è suo e lei alla vista del sangue si è ficcata il nostro dito in bocca ragazzi, lasciandomi direi abbastanza interdetta, per cui alcuni di voi mi hanno avvisata dicendomi di prepararmi perché a quanto pare è molto probabile che da questo episodio in poi le cose cambieranno e cominceranno a prendere la vera piega che questo gioco deve prendere, per cui mi è stato detto di avvisare i più piccoli e quelli più impressionabili e di dire loro appunto magari di evitare da questa volta in avanti di guardare la serie. So che questo va a scapito mio ragazzi, però effettivamente non vorrei mai insomma che qualcuno di voi rimanesse troppo impressionato da questo gioco. Io non so cosa aspettarmi, vedremo ragazzi se rimarrò troppo emotivamente colpita e penso che magari è probabile che dalla volta prossima giocherò il gioco accompagnata da Rodrigo, perché devo vedere ragazzi un attimo come reagisco a tutto questo. Non so manco io cosa aspettarmi, come vi dicevo poc'anzi, per cui eravamo arrivati qui e una volta finito di attaccare nastro e carta li poggiamo tutti uno accanto all'altro. Dopo l'evento insomma in cui Yuri è ficcata il nostro dito in bocca, lui ha fatto lo stesso pensando di fare qualcosa di normale, insomma forse per non farla sentire troppo in imbarazzo, anche se io non vedo logica in questa cosa, e quindi abbiamo continuato a lavorare come se fosse tutto normale, come se non fosse assolutamente successo niente, per cui appunto li poggiamo tutti uno accanto all'altro. Ha un aspetto migliore del previsto, sarà un sipario decisamente efficace. È riuscito benissimo, hai avuto davvero un'ottima idea Yuri. Ah, grazie, è una cosa che ho visto online tutto qui. Ah, quindi proprio fantasia zero, vabbè. Pronto a passare al prossimo lavoro? Sì, sono pronto. Cos'hai in mente? Mi piacerebbe fare uno striscione. Ecco perché ti ho chiesto di comprare le pastiglie di acquerelli. Ah, giusto. Uno degli oggetti che Yuri mi ha chiesto di comprare era un kit di acquerelli. Avremo bisogno di 6 bicchieri d'acqua in cui mettere ogni pastiglia. Ti dispiacerebbe andare a prenderli? Certo che no. 6 bicchieri d'acqua. Torno fra un minuto. Grazie mille. Ah, basta giusto un po' d'acqua. Se riempi troppo i bicchieri la pittura sarà troppo diluita. Ok, perfetto. Secondo il consiglio di Yuri decido di prendere dei bicchierini di plastica al posto di quelli di dimensioni normali. Li metto su un piatto in modo da non far traboccare la pittura per terra e torno nella mia stanza. Yuri? Sì? Torno nella stanza mentre vedo Yuri srotolare velocemente la sua manica e rimetterla a posto. Eh? Ah, nulla. Il tuo viso è un po' rosso, non è che qui dentro fa troppo caldo? Ah, no, per niente, è tutto a posto, perciò iniziamo a mischiare la pittura. Yuri cambia subito discorso e inizia a scartare le pastiglie di acquerelli mettendole dentro i bicchieri. Dunque, pensavo di fare qualcosa di semplice e di grande impatto. Mi piacerebbe dipingere un gradiente di colore lungo lo striscione, iniziando con i colori dell'alba per poi continuare con quelli del giorno, del tramonto e della notte. Molto, secondo me, originale come idea, brava. Non appena si asciugherà ci scriverò sopra una citazione ispiratrice. Possiamo appenderlo sul muro dietro al leggio nella parte anteriore dell'aula. Ah, fantastico, cosa ci scriverai? Beh, sarà più divertente farti una sorpresa. No, no, guarda, le sorprese in certi casi ti avverto che proprio non mi piacciono, eh. Yuri mi sorride. Se lo dici tu. Dopo aver srotolato lo striscione, io e Yuri ci inginocchiamo uno di fronte all'altro in modo da non intralciarci. Yuri usa un pennello e aggiunge una serie di punti di colori diversi su tutto lo striscione, da usare a mo' di guida quando dipingeremo. Mi ricorda un po' le elementari. Dipingere su uno striscione con gli acquerelli mi ricorda le attività che svolgevamo nell'ora d'arte. È rilassante. Ah, scusami se sembra una cosa troppo infantile. No, non intendevo quello, lo trovo divertente. Sì, è divertente. Sono contenta che anche tu lo pensi. Yuri smette momentaneamente di dipingere, riflettendo tra sé e sé. Per me
per me non c'è bisogno di uscire a fare pazzie per divertirmi. Difatti, di solito non mi va, semplicemente mi piace poter passare del tempo insieme a un'altra persona. Anche se si tratta di qualcosa di semplice come leggere, non mi importa nemmeno se non parliamo tanto. Basta avere un amico vicino per rendere le cose un po' più piacevoli. Penso sia tutto quello di cui ho bisogno per essere felice. E dette le cose così sembrano molto normali, cioè nel senso può essere desiderio di una persona non fare chissà che cosa e divertirsi semplicemente con cose semplici, ecco. Però non so perché, ma visto il contesto e visto il gioco, insomma, la cosa mi sembra un pochettino strana. La pensi così? Anche se io e Yuri siamo abbastanza diversi, capisco cosa sta cercando di dire. Provo la stessa cosa con gli anime e i videogiochi, dove mi basta condividere l'esperienza con qualcuno per essere felice. Credo di pensarla allo stesso modo. Yuri mi sorride gentilmente. Sapevo che avresti capito. Yuri si piega sopra lo striscione per prendere un pennello ancora inutilizzato, ma mi muovo allo stesso momento, sbattendo la testa contro la sua. Ai! Oddio, scusa! Yuri indietreggia e io alzo subito le mani sorpreso. Ti sei fatta male? No, non mi sono fatta niente, mi sono solo spaventata tutto qui. Scusa, avrei dovuto chiederti di passarmelo. Non è colpa tua. Ah, la tua faccia. Ci sono degli schizzi di pittura sulla faccia e sul collo di Yuri. Ho qualcosa sulla faccia? Sì, ti ho fatto finire della pittura addosso. Scusa, è solo colpa mia. Vado subito a prendere un asciugamano. Corro fuori e prendo un asciugamano piccolo, dopodiché lo inumidisco con un po' d'acqua calda. Torno nella mia stanza e mi inginocchio di nuovo di fronte a lei. Ui, 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 ui. Mi sta anche tenendo il braccio. Ui, 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 ui. Ok. Ok, che piega deve prendere sta roba? Ecco, ripulisco il collo e il viso di Yuri con l'asciugamano. Ah. Oh mio Dio, cosa c'è? È caldo, non me l'aspettavo. Scusa, non volevo usare l'acqua fredda. Una volta finito inizio a ritrarre la mano, ma Yuri mi afferra il polso. Aspetta, eh? Solo un altro po'. È una bella sensazione. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, tengo ferma la mano sul collo di Yuri. Mi guarda negli occhi. È un'espressione simile a quella che ha quando legge i suoi libri, quasi come se fosse stordita, assorta nei suoi stessi pensieri. Respira lentamente, in parte attraverso le sue labbra leggermente dischiuse. Che sta succedendo? È l'aroma dell'olio di gelsomino che mi sta facendo girare la testa? Oh mio Dio. Ah, le delicate dita di Yuri avvolte intorno al mio polso mi inviano una sensazione di formicolio attraverso il braccio. E all'improvviso, ora la sua faccia sembra molto più vicina alla mia rispetto a un attimo fa. Ah. Yuri si allontana lentamente. Scusa, mi sento un po' intontita oggi. Non era mia intenzione distrarmi. Va bene. Ok, il momento è finito velocemente così come è iniziato. Vi giuro, ragazzi, che mi sta entrando un pochettino di inquietudine, perché da come mi avete detto, insomma, veramente non so cosa aspettarmi e quando aspettarmelo. Quindi sta cosa mi mette un pochettino d'angoscia. Yuri riprende il suo pennello, ma i suoi movimenti sembrano più maldestri, come se non fosse in grado di concentrarsi. Rimango in silenzio, forzato a ignorare quanto appena successo. Riprendo con esitazione il mio pennello e continuo seguendo l'esempio di Yuri. Ecco fatto, finisco di riempire il cielo notturno con dei punti bianchi che sembrano stelle. Guardando lo striscione nel suo insieme, il risultato è gradevole e naturale. Penso sia venuto meglio di quanto mi aspettassi, sono davvero soddisfatta del risultato. Sì, anch'io. Ora aggiungerei le scritte. Ah, non ancora, bisogna prima aspettare che si asciughi. Giusto, ma ci metterà un po', no? Beh, magari farei meglio a lasciarlo qui e farlo portare a te domani mattina a scuola. Le scritte posso farle io in classe prima che inizi il nostro evento. Per te va bene? Benissimo, meraviglioso. In questo caso, credo che per oggi abbiamo finito. Lo dici come se fossi contento che sia finita. Mi sbagliavo a credere che ti stessi divertendo almeno un po'. Ah no, non si tratta di quello. Sono solo felice che siamo riusciti a completare tutto. Capisco, anch'io lo sono. Ero un po' preoccupata per l'orario. A breve dovrei iniziare a preparare la cena. Ah, quindi non puoi più rimanere? Speravo segretamente che potessimo avere un po' di tempo libero a disposizione dopo aver finito il lavoro. Beh, Yuri riflette tra sé e sé. Penso che sia troppo irresponsabile da parte mia restare. Perdonami, speravo anch'io di avere più tempo libero a disposizione. Probabilmente è colpa mia. Scusa se sono stato troppo lento. No, non è colpa tua. In ogni caso, l'importante è che abbiamo finito tutto, dico bene? Sì. Per cui non dovrei sentirmi delusa. Mentre raccoglie le sue cose, Yuri sembra un po' giù di morale. Capisco il perché.
Sembra che non la capiti spesso di avere l'opportunità di passare il tempo con degli amici in un ambiente rilassante, ma ciò non significa che questa sarà l'ultima volta che potremo stare insieme. Ok, appena Yuri è pronta, l'accompagno all'ingresso. Ti ringrazio per l'ospitalità. Figurati, sono contento di essere riuscito ad aiutarti. Fammi sapere se c'è dell'altro che vuoi che porti domani. Lo farò. Bene, allora. Yuri si agita, quindi ci vediamo domani. Aspetta, lo dico senza pensarci. A proposito di oggi, anche se non abbiamo avuto a disposizione tutto il tempo che volevamo, non è poi così grave, perché lo possiamo fare di nuovo. Puoi venire da me ogni volta che vuoi, oppure possiamo andarcene da qualche parte. Ah, mi sono dimenticato che non ti piace molto uscire. Mentre incespico con le parole, Yuri mi sorride timidamente. Comunque, penso tu abbia capito quello che stavo cercando di dire, quindi sei davvero molto premuroso, giocherina. Yuri fa un passo verso di me e mi stringe brevemente la mano. È una cosa che mi piace di te. Beh, come dovrei reagire? Ma non ho nemmeno la possibilità di farlo, dato che Yuri fa subito un balzo all'indietro. Sayori! Oh no! Oh no! Quindi ha visto tutto, ha visto tutto! Ciao giocherina, Sayori, non stavamo facendo niente, non dire, non cercare giustificazioni, imbecille! Va tutto bene, giocherina, sono venuta giusto per salutarvi. Beh, è bello vederti, ti chiedo scusa, ma stavo giusto per andarmene. Oh, davvero? Che peccato, sono desolata, ma domani saremo tutti insieme al festival, quindi va bene, no? Ma certo, Sayori sorride. Bene, allora, ci vediamo domani. Chiaramente imbarazzata, Yuri si affretta ad andarsene. Sayori la saluta mentre si allontana. Sayori, pensavo non volessi venire oggi. Ah, beh, ho provato a restarmene in camera mia, ma la mia immaginazione mi stava facendo brutti scherzi. Quindi sono dovuta venire a vedere con i miei occhi. Vedere cosa? Ma di che stai parlando? Lo sai, quanto ti stavi divertendo con Yuri. E quanto ti sei avvicinato a lei. Vedere che ti sei fatto delle nuove amiche è una cosa che mi rende davvero felice. E questo è tutto quello che mi importa. Bene. Delle lacrime iniziano a scorrere lungo il viso di Sayori. E questo è tutto quello che mi importa. Perché mi sento così giocherina? Dovrei essere contenta per te. Perché sento come se il mio cuore si stesse spezzando in due. Fa così male. Fa tutto così male. Diamine. E dai, un'altra volta. Sarebbe molto meglio se potessi semplicemente scomparire. Sayori, non dire cose del genere, ma è la verità, giocherina. Se io non fossi qui, non staresti sprecando la tua compassione per me. Non saresti costretto a tollerare il mio egoismo. Monica aveva ragione. Dovrei semplicemente. Monica. Monica aveva ragione su cosa? Sayori. Quello che ho detto prima è vero. Non lascerò che le cose continuino così. Tenere a te non è un peso come la tua mente sta cercando di farti credere. È qualcosa che mi fa felice. È qualcosa che non scambierei per null'altro al mondo. Quindi, anche se fosse necessaria una vita intera, resterò al tuo fianco finché non proverai più alcun dolore. Sayori distoglie lo sguardo. Che cosa le avrà detto Monica? Questa cosa mi ha puzzato tanto, ragazzi, perché ha detto Monica aveva ragione. Se lei ha detto, allora nel suo stato d'animo ha detto Monica aveva ragione, Monica le deve aver detto qualcosa che nella sua testa, ragazzi, in questo momento è giusta e quello che nella sua testa in questo momento è sbagliato. Quindi Monica le ha detto qualcosa di sbagliato e questa cosa non mi piace.
Sayori distoglie lo sguardo. Le poggio una mano sulla sua spalla per rassicurarla. Ho paura, giocherina. Ho tanta paura. Di cosa hai paura, Sayori? Ho paura. Che tu mi piaccia più di quanto io piaccia a te. Sayori. È vero, non è così. Sono stata debole, ho iniziato ad essere attratta troppo da te. Mi sono fatta tutto questo da sola. Giocherina. Mi piaci così tanto che vorrei morire. Ecco come mi sento. E poi... Ora basta, Sayori. Non voglio più farti del male. Faccio scivolare la mia mano lungo il braccio di Sayori e stringo la sua mano nella mia. Ti ricordi quando ti ho detto che so sempre cosa è meglio per te? Ti fidi ancora di me? Senza proferire parola, Sayori annuisce. Anche se non comprendi tutti i tuoi sentimenti, io so di cosa hai più bisogno in questo momento, ed è proprio quello che ti darò. Oh mio Dio! Mamma mia, ma come posso dirle resterei per sempre la mia migliore amica? Cioè, se le dicessi questo, ragazzi, la ucciderei. Il punto è che dirle ti amo soltanto, insomma, per farle sentire dire ciò che vuole sentirsi dire, comunque nemmeno mi sembra molto corretto, perché significherebbe probabilmente in parte mentire per far sì che lei non si senta più così, magari per farla sentire meglio, perché probabilmente comunque lui, ragazzi, non è mai stato attratto da lei come appunto invece Sayori è attratta da lui, per cui mamma mia. Però io, ragazzi, cioè, allora, ti amo, dirle ti amo comunque potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché magari andando più avanti con le cose magari potrebbe venire a scoprire che non era vero e quindi comunque la ucciderebbe sta cosa, e quindi, cioè, secondo me ne uscirebbe ferita e distrutta in ogni caso. Cioè, ora come ora penso che la cosa migliore sia dire ti amo, però sarebbe mentire e... Non so che fare, raga. Non so veramente che fare. È terribile, terribile in ogni caso. È terribile. Avrà risvolti terribili in ogni caso. Però, cioè, è chiaro come il sole che lui non è innamorato di lei. Non è mai stato innamorato di lei. L'ha sempre visto come un'amica. Non aveva mai davvero manco capito che lei stesse male, in fondo. Quindi non la ama. E io sono sempre per la sincerità e so che avrà risvolti assurdi e terribili, resterei per sempre la mia migliore amica, ma penso che sceglierò quella, ragazzi, perché probabilmente anche il ti amo più avanti potrà avere risvolti terribili, perché se viene a gara la verità, a questo punto preferisco la verità subito e amen. So già che succederà di sicuro un casino, ma preferisco la verità. Oddio Gesù. Oddio Gesù, sto per farlo, mamma mia. Ok, resterei per sempre la mia migliore amica. Quello di cui hai più bisogno è che le cose restino come sono sempre state. Monica mi ha detto come stanno le cose. Mi ha detto che da quando sono nel club sembri molto, molto più allegra. So che ora sei alle prese con dei sentimenti difficili da comprendere, ma... Credimi quando ti dico che so cosa è meglio per te e so anche cosa ti renderà felice. Ti prometto che ti aiuterò a far tornare le cose come un tempo, ma probabilmente sono proprio le cose come un tempo che l'hanno fatta innamorare di te. Capisco. Sayori forza un sorriso su un'espressione incredibilmente sofferente. È questo che si prova. A essere pugnalati al cuore. Dovrei scriverci una poesia. Madre mia. No, non va tutto bene, lo so che non va tutto bene, lo so che non va tutto bene. Madre mia. Questa è la mia punizione, ricordi, per essere stata così egoista. Quindi ti prego non badare ai miei stupidi sentimenti. So che hai ragione. Ho sempre saputo che questa strada non mi avrebbe condotto alla felicità.
Per questo sono venuta qui, per ricevere la risposta di cui avevo bisogno. Ah, un'altra cosa. Hai ragione, vorrei tanto che le cose tornino come prima. L'ho capito solo adesso. Giocherina, mi conosci davvero meglio di chiunque altro. Mi fiderò ciecamente di te, sempre e comunque. Perciò. Fine il sorriso di Sayori si spegne. Tutto d'un tratto si gira e si accascia sulle ginocchia. Portandosi le mani alla testa lancia un urlo disperato. Sono così scioccato che non so come reagire. Sayori si gira a guardarmi e mi rivolge un altro fievole sorriso per poi voltarsi di nuovo e scappare via di corsa. Sayori! Rimango in piedi, solo impotente, di fronte a casa mia. Perché mi sento così male? Non avrei potuto fare più di quanto non abbia già fatto. Tutto quello che posso fare è sostenere Sayori mentre affronta i suoi sentimenti e portarla sulla strada giusta. Tuttavia, anche io faccio fatica a capire i suoi sentimenti. Anche se posso confortarla, continuo a chiedermi se dovrei fare di più o qualcosa di diverso. So che questi pensieri continueranno ad affliggermi finché le cose non torneranno come prima. Farò del mio meglio. Sayori resterà per sempre la mia migliore amica. E farò tutto ciò che è mio potere pur di vederla sorridere ogni giorno. Madre mia. Cioè, ragazzi, è una ragazza depressa, che è depressa sin da quando ricorda. Inoltre si innamora del suo amico, il quale però non si accorge che sta male, non si accorge dei suoi sentimenti, quindi che è stato sempre totalmente indifferente a queste cose qua, probabilmente perché non ci ha mai fondamentalmente voluto far caso. Il suo amico scopre i suoi sentimenti, scopre di cosa soffre e comunque si propone ovviamente di aiutarla, di starle vicino, ma probabilmente non era quello che lei voleva da lui. E finita, ragazzi, per distruggersi. Finita per distruggersi, fondamentalmente. Non so che dire, sono senza parole, ragazzi, è veramente terribile. Non so che dire. È il giorno del festival. Mi sarei aspettato di iniziarlo andando a scuola in compagnia di Sayori, ma non risponde al telefono. Avevo preso in considerazione l'idea di andare a casa sua a svegliarla, ma poi ho pensato che sarebbe stato un po' eccessivo. Nel frattempo i preparativi per l'evento dovrebbero essere quasi completi. Io sarei andata, cioè sapendo com'era la situazione, sto coglione non è andato nemmeno a vedere a casa sua se stesse bene. Complimenti vivissimi. Davvero complimenti vivissimi. Una persona depressa cronica, dopo aver subito un colpo del genere, sta a casa sua, non risponde al telefono e tu, brutto imbecille, coglione, deficiente, cretino, non vai a vedere a casa sua se sta bene. Un genio. Davvero un genio. Guarda, ti dovrebbero dare il Nobel per l'imbecillità. Nel frattempo i preparativi per l'evento dovrebbero essere quasi completi. Il cartellone che io e Yuri abbiamo dipinto si è asciugato e l'ho arrotolato delicatamente per portarlo con me. Yuri mi ha mandato un piacevole messaggio ricordandomi di non dimenticare nulla e io l'ho rassicurata. Stranamente, credo di provare la stessa cosa di Natsuki nei confronti dell'evento. Non vedo l'ora che finisca. Così potrò passare un po' di tempo con Sayori e Yuri al festival. Ma conoscendo Monica, sono sicura che anche l'evento sarà fantastico. Giocherina. Oggi sei il primo. Grazie per essere arrivato in anticipo. Che strano, pensavo di trovare almeno Yuri. Monica sta posizionando dei piccoli opuscoli su ognuno dei banchi dell'aula. Devono essere quelli preparati da lei, che contengono al loro interno tutte le poesie che reciteremo. Alla fine ho trovato una poesia a caso sul web e ho pensato potesse piacere a Monica, così ho presentato quella. Quindi sarà quella la poesia che reciterò. Sono sorpresa che tu non abbia portato Sayori con te. Sì, si è svegliata tardi di nuovo. Che scema. Cioè io sto impersonando questo, ragazzi. Io sto impersonando
Questo tizio che sa le condizioni in cui sta la sua amica e che pur magari per non dare nell'occhio dice che è scema. Io starei impersonando questo tizio qua. Io mi dissocio completamente, completamente. Cioè io dovrei interrompere il gioco in questo esatto momento, perché c'è. Non si può. Io non sto credendo a quello che leggo, ragazzi. Come può dire di essere suo amico? Probabilmente sta cercando di fare finta di niente per non dare nell'occhio, per non far capire. Però, cioè, ragazzi, uno non può, cioè, pur di far finta di niente, dire cose del genere. Non ci posso credere. Io mi rifiuto di leggere questa frase, ragazzi. Perché lui sa e dice frasi del genere. Mentre dico questo, mi torna improvvisamente in mente ciò che Sayori mi ha detto ieri. Ah! Ok, meno male, tutto un tratto mi sento una persona orribile, sapendo che per lei non è affatto così semplice, e meno male. Il modo in cui si è abituato a pensare è il modo di un coglione. Punto. Ma. Non so, ti vuoi far arrivare Sant'Ascanio fra un anno? Non so, forse sarei dovuto andare a svegliarla io, ma dai! Ma dai! Adesso ci pensi, brutto pezzo di merda, ci pensi adesso? Dovresti assumerti le tue responsabilità, giocherina. Voglio dire, ma che ne sa questa? Perché Sayori parla così tanto con questa? Soprattutto dopo la vostra. Ma che sei, una stalker, oh! Stamattina è uscita proprio giù di corda, sai? Oh, conversazione. Monica, tu lo sai. Certo che lo so. Che c'entra? Che c'entra che sei la presidentessa del club? Che c'entra? Balbetto, imbarazzato. Davvero Sayori gliel'ha detto così velocemente? Che l'ho praticamente respinta. Ora finirò per passare per il cattivo di turno, ma sono io l'unico a sapere qual è la cosa migliore per lei, no? Diamine. Non conosce ancora tutta la storia, quindi. Oh, non preoccuparti. Inquietante, perché come fai a sapere molte più cose di quanto penso? Come fai? Ecco, infatti, Monica si comporta in modo gentile come al solito, ma per qualche ragione, dopo aver udito quella frase, un brivido mi ha percorso la schiena. Senti, ti andrebbe di dare un'occhiata agli opuscoli? A questo punto non so se voglio più avere a che fare con te perché sei abbastanza inquietante. Sono venuti davvero bene? Sì, certo. Prendo uno degli opuscoli appoggiati sui banchi. Oh, è vero. Questi aiuteranno di sicuro la gente a prendere il club più seriamente. Sì, l'ho pensato anch'io. Sfoglio le pagine. Ciascuna delle poesie dei membri del club ha una pagina tutta per sé, donando un'area professionale al tutto. Riconosco le poesie di Natsuki e Yuri ricordandomi di quelle recitate durante le nostre esercitazioni. E questo cos'è? Sfoglio le pagine per arrivare alla poesia di Sayori. È diversa da quelle con cui si esercitava. Non l'avevo mai letta prima d'ora. Esci dalla mia testa prima che faccia ciò che è meglio per te. Esci dalla mia testa prima che ascolti tutto quello che lei mi ha detto. Esci dalla mia testa prima che ti dimostri quanto ti amo. Esci dalla mia testa prima che finisca di scrivere questa poesia.
Ma una poesia non finisce mai per davvero, smette soltanto di muoversi. Cos'è sta roba? Mentre leggo la poesia mi si contorce lo stomaco. Giocherina, che succede? Ah, non è niente. Questa poesia è completamente diversa da quelle scritte da Sayori. Ma soprattutto, ho cambiato idea. Vado a prendere Sayori, quindi. Ah, beh, d'accordo. Cerca di non metterci troppo, ok? Lascio Laura in fretta e furia. Non stancarti troppo. Monica mi grida dietro. Affretto il mio passo. Ma dove avevo la testa? Testa di cazzo! Semplice. Avrei dovuto fare qualcosa in più per Sayori. Non è chissà quale sforzo aspettarla la mattina o aiutarla ad alzarsi dal letto. Anche il semplice gesto di andare a scuola insieme la rende felice. Dopotutto, ieri le ho detto che le cose sarebbero rimaste come sempre, come sono sempre state, infatti. È tutto ciò di cui ha bisogno ed è ciò che voglio darle. Raggiungo la casa di Sayori e busso alla porta. Non mi aspetto una risposta, dato che non ne ha neanche risposto al cellulare. Come ieri, apro la porta e entro. Sayori? Certo che ha proprio il sonno pesante. Deglutisco. Non avrei mai immaginato che avrei fatto una cosa del genere, svegliarla a casa sua. Non è una cosa che dovrebbe fare un fidanzato questa, non rompere il cazzo, gli amici ci sono anche per questo. Non è detto che tu debba essere per forza il suo fidanzato, coglione. Ad ogni modo, mi sembra la cosa giusta. Arrivato davanti alla stanza di Sayori, busso alla porta. Sayori, non dire scema. Non vorrei entrare in camera sua così all'improvviso, non starò per violare la sua privacy, ragazzi. Comincio ad avere un pochettino di paura. Ma proprio non mi lascio altra scelta. Apro delicatamente la porta. Ah! No, no! Mio Dio. Mio Dio. Ok, fermi, 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 fermi. Mio Dio. Non so perché. Lì c'è scritto ragazzi file, linea, consulta, testo. Io penso che farò una foto alla scritta perché probabilmente un significato c'è.
per me, ragazzi, è terrificante dover salvare la partita con questa schermata, ma penso di doverlo fare. E quello che ho detto ieri, ragazzi. Lo sapevo che avrebbe avuto risvolti terribili, però ho sperato fino all'ultimo che non arrivasse a questo punto. Non è reale. Tutto ciò non può essere reale. Signori non lo farebbe mai. È tutto normale fino a qualche giorno fa. Non è mai stato normale. Per questo non riesco a credere ai miei occhi. Proprio ieri ho detto a Signori che ci sarei stato per lei. Gli ho detto che so qual è la cosa migliore da fare e che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Ma allora perché? Perché l'avrebbe fatto? Come ho potuto essere un simile incapace? Cosa ho fatto di sbagliato? Rifiutare la sua dichiarazione. Deve essere stato quello a portarla al limite. Questa musica, ragazzi. Vabbè. Ho fatto bene un attimo a separarmi dalla cosa, perché sennò non arrivo alla fine. Questo urlo agonizzante riecheggia ancora nelle mie orecchie. Perché le ho fatto questo proprio nel momento in cui aveva più bisogno di me? Perché sono stato così egoista? È colpa mia. Il mio flusso di coscienza continua a dirmi tutto ciò che avrei potuto fare per prevenire questa situazione. Se avessi passato più tempo insieme a lei, se l'avessi accompagnata a scuola e dandole ciò che desiderava dalla nostra relazione, allora avrei potuto evitarlo. So che avrei potuto evitarlo. Fanculo al club di letteratura. Fanculo al festival. Ho appena perso la mia migliore amica. Ragazzi, sta musica a me mi sta mettendo ancora più angoscia, sinceramente. Un'amica con cui sono cresciuta, ora è andata via per sempre. Non posso fare nulla per riportarla indietro. Non siamo in un gioco dove puoi premere il tasto reset e scegliere un'opzione diversa. Fortunatamente è di questo che si tratta. Avevo soltanto una possibilità, ma non sono stato abbastanza attento. Adesso mi porterò questo peso sulla coscienza finché non morirò. Lei era la cosa più preziosa che avevo nella mia vita, eppure non sono riuscito a darle ciò di cui aveva bisogno, e ormai non posso più tornare indietro, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più.
Doveva esserci la figura di Sayori, ragazzi, ma è successo qualcosa. Qui pure la scritta è strana. Ovviamente non è che il gioco finisce qui, ma a questo punto non so se ricaricare la partita o cliccare qui, perché qui ovviamente c'era scritto nuova partita. Io direi di andare a cercare questo file, diciamo così, di cui c'era la scritta. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Proviamo A few moments later. ad andare nella cartella di gioco, sempre se la riesco a trovare, ovviamente. Ok, ragazzi, come potete vedere, qui c'è un file di testo che si chiama appunto Traceback. L'ultima modifica è proprio di adesso, per cui ragazzi, ci sono soltanto delle scritte tipo di programmi. Accidenti, non avrò mica danneggiato qualcosa. Aspetta un attimo, dovrei riuscire a sistemare tutto, credo. Anzi, sai cosa? Sarebbe decisamente più facile se la cancellassi. Dopotutto, è lei che sta rendendo tutto così difficile. Beh, o la va o la spacca. Mio Dio. Non so davvero cosa pensare, ragazzi. Davvero non so che pensare io. Se la cancellassi, dopotutto è lei che sta rendendo tutto così difficile. Sta parlando di Sayori, probabilmente. Io direi di rientrare nel gioco. Per quanto probabilmente da adesso in avanti le cose, ragazzi, saranno molto più difficili. Perché d'ora in poi avrò ancora più paura, ragazzi, per cui io direi di non caricare la partita, ma di cliccare qui su questa scritta dove di regola ci dovrebbe essere scritto nuova partita. Ok, infatti il nome di Sayori, ragazzi, non esce. Nonché cara amica d'infanzia. No, non ci tiene neanche a pensarci. Ma all'inizio, ok, cioè sono le stesse identiche frasi. Cazzo? Che cazzo sta succedendo? Direi. Oh! I miei slot? No, ma ha cancellato tutto! Ma perché? No, perché? Io non pensavo, ragazzi, che cancellasse i file di salvataggio, se no non l'avrei mai. Non ci avrei mai cliccato. Cazzo! Vabbè, salviamo, che ne so. Ok, le frasi sono cambiate, ragazzi. Di solito al mattino è un momento peggiore, dato che sono circondato da coppiette e gruppi di amici che si incamminano insieme verso la scuola. E invece sono sempre. Come diceva il file di testo, penso che l'eliminerò perché in fondo è lei che sta rendendo tutto così difficile. Questa cosa di per sé detta così è malvagia proprio. Vi ripeto sempre che è tempo di conoscere qualche ragazza. Ma mi manca la motivazione per unirmi a un club. In realtà mi basta tirare a campare mentre passo il tempo libero tra videogiochi e anime. C'è sempre il club degli anime, ma non credo di poterci trovare qualche ragazza. La giornata scolastica è trascorsa come al solito e è finita prima che me ne accorgessi. Dopo aver raccolto la mia roba, comincio a fissare il muro cercando un briciolo di motivazione. Club. Non ce n'è nemmeno uno che mi interessi. Inoltre, la maggior parte di questi potrebbero essere davvero troppo impegnativi per me. Credo di non avere scelta che iniziare col club degli anime. Giocherina. Monica. Oh cielo, non mi aspettavo affatto di vederti da queste parti. È passato un bel po' di tempo, vero? Ah, sì, è vero.
Monica mi sorride dolcemente. Ci conosciamo perché l'anno scorso eravamo nella stessa classe, anche se a malapena ci rivolgevamo la parola. Monica era forse la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella e atletica. In poche parole, del tutto fuori dalla mia portata. Quindi vederla rivolgermi un sorriso mi fa sentire un po'... Cosa ti porta a queste parti comunque? Oh, stavo solo cercando un paio di cose che uso per il mio club. Se sei qui in giro ci sono i cartoncini colorati o degli evidenziatori, dovresti dare un'occhiata nel ripostiglio. Tu sei nel club di dibattito, giusto? Ah, a proposito, in realtà ho chiuso col club di dibattito. Davvero, l'hai lasciato? Sì. Ad essere onesti, non sopporto le politiche dei club più in voga. Mi sembra che non facciano altro che litigare sul budget, sulla pubblicità e su come prepararsi per gli eventi. Preferirei di gran lunga fare qualcosa che mi diverta e renderlo qualcosa di speciale. Allora, quale altro club hai scelto? In verità ne sto fondando uno nuovo. Che sta cosa mi sta mettendo agitata? Un club di letteratura? Letteratura, non è un po' noioso? Quindi, quanti membri avete finora? È un po' imbarazzante dirlo, ma per ora siamo solo in tre. Davvero difficile trovare nuovi membri per qualcosa che sembra così noioso. Beh, posso capirlo. Ma non è una cosa poi così noiosa, sai? La letteratura può essere qualsiasi cosa. Letteratura, scrittura, poesia. Voglio dire, uno dei nostri membri tiene addirittura la sua collezione di manga nell'aula del club. Aspetta, dici sul serio? Beh sì, buffo, vero? E continua a insistere dicendo che anche i manga sono letteratura. Certo, immagino non abbia tutti i torti dopo tutto. E poi un membro è sempre un membro, vero? Monica ha appena detto lei. Senti, giocherina, per curiosità, stai ancora cercando un club a cui iscriverti? Ah, ecco, credo di sì, ma se è così, per caso non è che ti andrebbe di farmi un grande favore? Non ti chiederò di unirti a noi, ma se potessi almeno venire a visitare il mio club mi renderesti veramente felice. Che ne dici? Comunque ragazzi, questa ragazza a me... fiducia non me ne ispira proprio più perché... E negli ultimi attimi, ragazzi, si era comportata in maniera veramente molto strana e non so che idea avrà messo in testa Sayori e veramente non so. Beh, non ho alcun motivo per rifiutare. E poi come potrei rifiutare una come Monica? Certo, credo di poterci fare un salto. Ah, fantastico. Sei davvero dolce, giocherina, lo sai? Non è nulla, davvero. Andiamo allora. Cercherò i materiali un'altra volta, tu sei più importante. E fu così che arrivò il giorno in cui vendetti la mia anima a Monica al suo irresistibile sorriso. Seguo timidamente Monica per la scuola e saliamo le scale, giungendo in una parte dell'edificio che raramente frequento perché viene usata da quelli del terzo anno. Monica spalanca energicamente la porta della classe. Ok ragazzi, allora. Io salvo, sovrascrivo perché tanto io non so... cosa diavolo stia succedendo a questo gioco, ma sta prendendo una piega alquanto terrificante, oserei dire. Io penso che come mi abbia fatta sentire oggi questo gioco, ragazzi, con quello che è successo, non mi sia mai successo con nessun altro gioco, perché fondamentalmente quello che è successo a Sayori è stata colpa mia. Te lo fanno sentire e ovviamente ti senti responsabile perché... tutto è successo per la scelta che si fa, insomma, tutto succede per la scelta che si fa. Purtroppo i file sono spariti e avrei voluto vedere magari cosa sarebbe successo se avessi selezionato Ti amo, però è andata così e la mia curiosità di cliccare sulla scritta ha fatto sì che purtroppo a quanto pare i file di salvataggio andassero persi e quindi il gioco adesso non so che diavolo gli stia succedendo. È terrificante, ecco, e vedremo ragazzi la prossima volta se ce la faccio a registrare da sola e se la prossima volta non ce la dovessi fare, quella ancora dopo ragazzi penso che la registrerò assieme a Rodrigo perché purtroppo insomma mi conoscete, sapete che sono persona estremamente sensibile, forse troppo, e quindi vedere queste cose a me purtroppo fa male e niente, questo video termina qui e grazie a tutti, un bacione e abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!